La tecnologia Apple è arrivata finalmente a Fano ed è arrivata grazie a Med Store, che oggi inaugura all'interno di Fano Center a Bellocchi. Andiamo subito a conoscere tutte le novità. Sono con Sandro Parcaroli, che è l'amministratore di Med Store. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. So che Med Store ha una storia di tantissimi anni. Quando l'ha portata in Italia? Beh, noi abbiamo creato questa azienda nel 1982, da un garage a Camerino. È stato lei proprio a portare in Italia la Apple, perché con un incontro importante anche. Ma sì, allora nell'82 non c'erano i Pearson in Italia, i primi che sono arrivati in Italia è proprio l'Apple 2 fatto dall'Apple a Cupertino. E questo è il primo negozio, dove è nato? Beh, è nato a Camerino in un garage, un po' la storia assimilabile, diciamo, in piccolissima parte alla nascita dell'Apple americana. Noi siamo nati in garage a Camerino, oggi attualmente abbiamo una catena di negozi, questo è il 17° che abbiamo in Italia, con più di 150 ragazzi, di cui l'età media è intorno ai 30 anni. Quindi possiamo dire che la tecnologia ormai la fa da padrone? Beh sì, la fa da padrone, anche se sono passati tantissimi anni. Adesso la continuità dell'azienda è nelle mani di mio figlio, che è il direttore commerciale, e tutti i ragazzi che sono dentro l'azienda. E che adesso andiamo a conoscere. Grazie allora a Sandro e buon proseguimento di sera. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Ed ecco qua il direttore generale di Med Store, Stefano Parcaroli. Buonasera Stefano. Buonasera. Stefano, allora veniamo a Med Store. Abbiamo fatto la storia con l'amministratore, veniamo a quello che voi fate oggi nei vostri 17 negozi. Sì, noi nei nostri 17 negozi in realtà non facciamo solo attività di negozio, mi piace dire che è un'esperienza quella di Med Store. All'interno dei nostri punti vendita si possono trovare tutti i prodotti Apple, tutti i migliori accessori in vendita e inerenti al mondo Apple, ma non solo. Si può trovare un'esperienza che parte dalla formazione, sia di basso livello fino ad arrivare ai livelli più avanzati, e poi tutti quei servizi che possono servire per migliorare la nostra esperienza d'utilizzo, nonché risolvere le nostre problematiche dovute spesso anche a una poca esperienza e una poca formazione nell'utilizzo di questi device. Anche perché adesso ormai tutti hanno il cellulare, tutti hanno lo smartphone, il computer, gli orologi addirittura, e quindi c'è bisogno anche di saperli usare, ma anche di sistemarli magari se c'è qualche problema? Sì, esattamente. Noi siamo innanzitutto centro assistenza autorizzato, quindi per qualsiasi problematica inerente al mondo Apple possiamo agire in modo ufficiale con tecnici certificati. Ma al di là degli interventi hardware, che poi dovrebbero essere proprio l'ultima spiaggia, diciamo, l'ultimo problema, in realtà ci sono poi tante altre piccole problematiche che possono nascere da una poca formazione, oppure inerenti al fatto che non tutti siamo poi tenuti a sapere utilizzare questi dispositivi, ognuno fa il lavoro suo, come si dice. E quindi noi siamo, con il nostro personale, ci piace dare quella formazione in più per poter utilizzare ogni dispositivo Apple al 100%. Bene, voi oggi arrivate a Fano, quindi 17° punto vendita, e per il futuro che cosa avete in programma? Sì, noi in realtà arriviamo a Fano dopo aver già aperto in molte regioni. I nostri negozi vanno da Modena fino a Pescara, fino a Roma e a Lucca, quindi ci muoviamo su diverse regioni d'Italia. Ci mancava Fano, era da diverso tempo che stavamo lavorando per aprire, finalmente ci siamo riusciti. In realtà quest'anno non ci fermiamo, abbiamo molti altri punti vendita da aprire, sia in Emilia-Romagna che in Toscana, che in Lombardia, in Veneto, quindi diciamo l'anno è appena iniziato per noi. Grazie Stefano, allora in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie mille a voi.
conoscere il retail manager di Med Store, Massimiliano Cerretani. Buonasera Massimiliano. Buonasera. Massimiliano, allora Med Store finalmente è arrivato a Fano, anche un bel arrivo è stato. Sì, un arrivo importante, emozionante, siamo stati accolti con grande calorosità e siamo emozionati. È il nostro 18° punto vendita, è un nuovo Apple Premium Reseller ed è per noi una soddisfazione essere. Cosa vuol dire? Apple Premium Reseller è la certificazione più alta che dà Apple in ambito di distribuzione. Quindi questo è un negozio subito successivo, diciamo, agli Apple Store, dove l'esperienza d'acquisto è la migliore che si possa avere. E possiamo dire anche i prodotti che avete sono tutti quelli Apple? Assolutamente, abbiamo tutta la gamma di prodotti Apple in esposizione sui tavoli, bellissimi tavoli che abbiamo all'ingresso, e abbiamo moltissimi altri accessori di terze parti che scegliamo, diciamo, con accuratezza per la nostra clientela. Quindi soddisfatti di questa giornata? Molto soddisfatti, veramente, è stata una bellissima inaugurazione, tuttora il negozio è pieno, siamo molto emozionati e indaffarati e speriamo di rendere felici molti nuovi potenziali clienti. Grazie allora e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Andiamo invece a conoscere il volto di Med Store Fano, che è Giulia Filippini. Ciao Giulia. Ciao. Giulia Filippini ricopre il ruolo di store manager del punto di Fano, ma da tempo ormai è qui ai Med Store. Assolutamente, sono circa 2 anni e qualcosa che lavoravo presso Med Store Pesaro e ho fatto anche qualche altra esperienza negli altri negozi Med come a Perugia e a Ravenna, che sono comunque centri commerciali molto simili a questo. E adesso ecco, questa esperienza fanese che è partita col botto. Assolutamente sì, come vedete c'è parecchia gente ancora in negozio nonostante siamo a già qualche ora dall'apertura, e quindi speriamo che continui sempre così. In bocca al lupo e buon lavoro Giulia. Sì, assolutamente. Adesso siamo nella sala dove si svolgeranno a Fano i corsi di formazione per imparare ad usare i supporti Apple. Siamo insieme al responsabile dei corsi, Gianmarco Valenti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Voi organizzate corsi di formazione per chi e su che cosa? Ah, noi facciamo corsi di formazione per tutti, diciamo, non c'è una fascia d'età, dai più piccolini ai più grandi. Ogni volta affrontiamo un tema diverso, sia dei seminari, quindi gratuiti, dove informiamo i clienti sia delle soluzioni Apple che degli applicativi e di come poter sfruttare al meglio i dispositivi Apple e gli accessori che si possono abbinare, nonché workshop, quindi delle sessioni pratiche dove facciamo mettere su mano sul dispositivo proprio del cliente e facciamo fare delle sessioni dove poter proprio sfruttare al meglio i dispositivi e gli applicativi. Praticamente andate dalle basi per chi deve proprio imparare ad utilizzare un supporto informatico fino a cose un po' più complicate. Sì, effettivamente l'importanza di andare dalle basi, quindi dall'ID Apple, e capire proprio cosa abbiamo in mano e che potenzialità ha, per poi andare su applicativi come iMovie, GarageBand, per poter fare video, come quelli che stiamo facendo adesso, direttamente con i propri dispositivi. E addirittura facciamo dei corsi verticali anche su categorie come l'avvocato, come i ristoranti, e mostrare soluzioni anche per i professionisti. Per sapere quando ci sono questi corsi o workshop come si fa? Ah, si va sul nostro sito www.medstore.it, c'è una sessione in alto dove si chiama proprio corsi, all'interno trovate tutte le informazioni e potete iscrivervi direttamente con un click, anche da smartphone ovviamente. Sono entrata nel magico mondo Apple grazie a Med Store, che ci ha fatto conoscere qualcosa di più su questa tecnologia.